Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi siamo qui con un nuovo video offerte. Come ormai di consueto le nostre offerte continuano a far risparmiare noi e voi. Allora, bella questa grafica, devo dire. Questa prequel e sequel, sì, molto carina. Infatti oggi andremo a trattare i giochi prequel e sequel e anche un po' di questi PlayStation Essential, così. Vediamo se è vero che si risparmia fino al 75%. Vabbè, quello diciamo è... sì, è tipo un po' come quei negozi che ti dicono cose a partire da un euro, poi ci sono solo una cosa che parte da un euro. Fa pure schifo. Prima di parlarvi però di queste offerte, vogliamo consigliarvi le altre promozioni, ovvero i giochi a meno di 15 euro che meritano. E ne ho selezionate qualcuna, ovvero... giochi classici Disney, Aladdin e Re Leone, che finalmente è sceso da 20 a 15 a 10, adesso costa 7,50€, che è un prezzo secondo me più giusto per quello che offre. Poi abbiamo Erika a 5€, che se non la conoscete Erika dovete rimediare perché è abbastanza simpatica. Noi l'abbiamo portata tutta qui sul canale, inclusa la recensione. Dragon's Dogma a 10€. Outward a 12€, che non è granché come gioco, però prometteva bene, si gioca anche in coop locale ed è un fantasy GDR. Gridfall a 12,50€, che è stato gratis tempo fa, se volete capire che tipo di gioco è c'è un nostro video. Brothers a 5€, che è un gioco molto carino dagli stessi creatori di A Way Out, è stato il primo gioco. E The Quiet Man, che è un capolavoro dell'orrore dei videogiochi, che costa solo 3,70€. Beh, dell'orrore non perché horror. No. Vabbè, anche se c'è un po' di atmosfera che fa paura. Comunque non l'abbiamo pagato al prezzo pieno, quindi immaginate in che posto l'abbiamo preso. E invece adesso potete comprarlo solo a 3,70€. Comunque iniziamo subito con sequel e prequel validi fino al 25 marzo. Ripeto, validi fino al 25 marzo, perché molti di voi poi ci chiedono, ma fino a quando sono valide? Fino al 25 marzo. Allora, prima grande offerta è la trilogia di Spyro. 15,99€. Specifichiamo semicentesimi, che diciamo è un prezzo comunque buono, tutto sommato. Ormai va fissa a questo prezzo, anche se forse qualche mese fa stava anche a 13€, se non sbaglio. Vabbè, però comunque 16€ va bene. La Definitive Edition di Mafia 2 a 14,99€. Questo se non avete comprato la collection, ma avete preso solo Mafia 1. Visto che molti dicono che Mafia 3 non è questa bellezza, io l'ho giocato e diciamo mi è rimasto abbastanza indifferente. Se avete preso solo il primo, quindi questo è un buon modo per recuperare Mafia 2. Abbiamo poi la remastered di Assassin's Creed 3 a 14€, che però mi sento sempre di sconsigliare per il discorso. Però non so se questa include anche quel Liberation. Dovrebbe includere anche Liberation perché non è presente sullo store, però comunque... c'è sempre il punto che comprando il Season Pass di Assassin's Creed Odyssey, che ormai va in offerta a 15€, ottenere sia il DLC di Odyssey che anche la remastered di Assassin's Creed 3 che Liberation. Poi, questo è il pacchetto, no? Include sì, il pacchetto di Man on Medan e Little Hope, quindi 30€ va bene. Va benissimo perché sono 15€ a gioco, è ottimo. Vabbè, ti basta pensare che al day one solo uno dei due stava a 30€. E comunque Little Hope è uscito a fine ottobre, non è neanche tantissimo tempo fa, diciamo, anche se in realtà sì. Però vabbè, quasi mezzo anno fa, cavolo. La trilogia di Naruto a soli 10€, questa comunque se vi piace Naruto, se magari volete approfondire un po', è ottima. 10€, 3 giochi, anche abbastanza longevi, la posso consigliare. Dead Rising, il triplo pacchetto, 15€, se siete proprio appassionatissimi. Comunque 5€ a gioco è ottimo. Anche se il gioco è invecchiato un po' male, perché io l'altra volta l'ho provato su Xbox, ma... però era il primo quello. Sì, il primo. Poi diciamo va migliorando. Poi, vabbè, vari DLC senza che li guardiamo. Far Cry 3, questo in realtà posso sconsigliarla perché il gioco merita. Però quando l'abbiamo comprato noi su PlayStation 4 costava 3€. Adesso sta 9,90€, quindi no. Far Cry Primal non l'abbiamo provato, però 9,89€ è un buon prezzo, difficilmente scende al di sotto. E Assassin's Creed Rogue Remastered, questo 9€ in realtà è un buon prezzo, quasi quasi potremmo anche recuperarlo. Giocarlo solo su PlayStation 3, mai sul 4. Ah, questa è la serie completa di... la serie completa di Life is Strange 2, quindi sì, 13€ ci sta. Ci sta, noi quando l'abbiamo pagato a prezzo pieno... Vabbè, noi però abbiamo preso la Collector. Sì, la Collector però mi sembra che sta sempre 70, quindi il gioco comunque infatti porta normalmente 32,96€, però vabbè. Comunque il gioco è carino, se vi è piaciuto di Life is Strange, vi piace il genere, consigliato. Ovviamente non è come il primo, però schifo non fa. No.
Assassin's Creed Origins assolutamente no, anche perché non ha neanche i DLC, quindi non ne vale proprio la pena. Poi continuiamo a scendere, vediamo un po'. Ah, Overcooked 2, la Gourmet Edition, quindi con anche i DLC, 20 euro. Vabbè, diciamo che non ce li spenderei, Vabbè, per quanto il no. gioco è bellissimo. No, perché adesso è uscita da poco la edizione completa che include anche il primo, Sì, quella All You Can Eat. quindi no. Invece abbiamo la trilogia di Devil May Cry, che esiste anche il pacchetto che include anche il 4, però comunque non è male, comunque 15 euro 3 giochi, pochissimo. Arrivo l'1 e 2, il bundle di 1 e 2 appunto a soli 6 euro, comunque un prezzo Beh, giustissimo. sì, tipo 3 euro al gioco ci sta. Poi abbiamo le remastered di Bioshock 1 e 2, noi non lo conosciamo, pensiamo di giocarlo al massimo in live in futuro, perché le abbiamo, sono inclusi nel Now questi. Però costano 15 euro l'uno, diciamo è un prezzo abbastanza di truffa perché c'è la collection che la trovate a 20 euro, include anche il 3. Sì, infatti non Non conviene. sconsigliato. Shenmue 3 15 euro come prezzo penso sia giusto e più il DLC 7,50 euro. Sì, vabbè, è giusto come prezzo. Posso sconsigliarvi questo Escape Plan perché penso sia un gioco danneggiato proprio a morte perché è incluso nel Now, volevo giocarlo però quando vado a scaricarlo comunque dice che non è scaricato, non funziona, quindi meglio non spenderci soldi, anche che 10 euro è pure tanto. Andiamo a PlayStation Essential, valide invece queste fino al 18 marzo, le altre fino al 25 marzo, queste fino al 18 marzo. Allora, beh, per gli amanti di Call of Duty sapete già, Call of Duty e FIFA vanno sempre in offerta, se vi piace ve lo comprate, ma se vi piace veramente di solito l'avete preso già al day Sì, one. infatti. Allora, A Way Out 9,90€, assolutamente consigliato, anche se ricordiamo che è sempre incluso anche in EA Play, che adesso c'è l'offerta, EA Play lo potete avere sulla PlayStation 5 o 4 a 1€ per un mese. Ah, c'è Bloodborne più il DLC. Il gioco base costa 13 euro, il DLC costa 10 euro. Ecco, vedi, Overcooked, Ah, 32. ecco, Però per gli questo. abbonati al PlayStation Plus. Sì, però vabbè, c'è anche lo sconto per i normali, sarà 35 Normali. per i non abbonati. Comunque, questo conviene di più perché include il primo, il 2 e tutti i DLC, quindi Sì. Infatti, molto più consigliato. se spendete 10 euro in più, però avete anche il primo e tutti i DLC. Esatto, per quanto riguarda Bloodborne, come detto, comunque 13 euro per il gioco standard ci può stare, 10 euro per il DLC anche, uguale. Detroit Become Human, questo qui costa 15 euro. Vabbè, ovviamente questo è un gioco che merita perché è veramente bello, Anche se a quindi. volte è sceso anche a 10 euro, Ed è quindi. incluso, mi sembra, anche nella Plus Collection per gli abbonati al Plus di PlayStation 5. Però in questo 11, adesso questo non ho ben chiaro che edizione sia, che ne sono uscite così tante che non ci ho capito più niente. Comunque questa dovrebbe essere l'ultima, però 32 euro è un po' alto. Tomb Raider il 2, quello uscito del reboot, costa solo 6 euro, quindi se vi piace e vi manca, acquistatelo. Per Final Fantasy XV abbiamo la Royal Edition che include il gioco base più tutti i DLC tranne quello di Hardin a 17,50 euro. L'aggiornamento alla versione Royal più o tutti i DLC a 7,50€, però manca sempre quello di Hardin, però quello di Hardin costa solo 2,50€ in offerta, quindi anche quello consigliato. A Death Stranding 21,69€ è un buon Sì, prezzo, da prendere da questo. prendere. Noi già ce l'abbiamo, quindi non lo prendiamo. No, vabbè no. Così come anche Persona 5 questa no, perché è la versione inglese, non è Royal. No, no. E Final Fantasy X DC2 15 euro. Comunque il gioco li vale sempre. Già solo per il primo. Anche perché il DC2 non l'abbiamo ancora mai giocato. Until Dawn 10 euro. Pure consigliato. Sì. Tra ovviamente Little Hope, Men of Medan. Until Dawn resta sempre quello più bello. L'ombra della guerra 15 euro. Non è un gran prezzo. Quindi no. E Overcooked 6,40 euro. Non tanto. Aspetta, quindi quanto varrebbe se uno vuole acquistarli Se separatamente? compri il 2 con DLC e questo penso spendi 30 euro. Però ti mancano i DLC del primo. Ah. Beh, Quindi comunque non conviene. meglio prendere quella se Sempre se edizione completa. Poi non si ha uno dei due, però. invece Mad Max a 12 euro. Questo l'ho giocato con il Plus tempo fa. È carino, mi aspettavo peggio, comunque è carino. E Final Fantasy 8 invece la remastered 10 euro invece di 20, quindi metà prezzo dell'originale.
Questo pure è consigliato, eh. Poi c'è l'originale Final Fantasy 7 a 8 euro. Però questo se ne leamo, perché ho visto alcuni che l'hanno comprato e poi si sono lamentati sui social. Però è solo in inglese, eh. E ovviamente non... Beh, informarsi però prima. Vabbè, però ho visto vecchi, dico, ma perché è solo in inglese? Come applico l'italiano? L'italiano lo puoi applicare con le mod se lo comprate da computer. Su PlayStation non si può fare, quindi solo in inglese. Final Fantasy 9, che non è la remastered, è sempre standard, 10,50€, comunque buon prezzo. Final Fantasy 12, 25€, no, perché il gioco è troppo vecchio. Cioè, vecchio adesso questa edizione è uscita, quindi no. Dragon Ball FighterZ 9,80€ invece sì, anche se come detto questi giochi come Smash Bros, Tekken, ci sono tutti quei season pass che non te ne esci più. Sì. Quindi diciamo i giochi sono abbastanza inconclusi. Ah, però c'è anche Overcooked 1 più 2 senza DLC a 10,50€. Ah, questo, beh, sì. Questa è l'offerta migliore, sì, effettivamente. Sì. Però senza DLC, che comunque aggiungono belle cose. Poi World of Final Fantasy a 8€ a 12,50€ l'edizione. Che in... Ah, perché 8€ è l'espansione, 12,50€ è il gioco base. Questo è un gioco carino, peccato non si può giocare in coppia. Non l'ho mai provato questo, però dalla grafica sembra carino. Sembra la solita grafica Pocket. Poi abbiamo... Abbiamo Chocobo Mystery Dungeon, che è il remake dell'originale Chocobo Mystery Dungeon della PlayStation 1. Chissà se fanno mai anche il remake di... Mi sembra Chocobo Racing, era tipo Mario Kart con i Chocobo. Sì. E comunque questo qui, in verità, è solo in inglese, segnalo. Però comunque molto carino, lo stesso genere del più recente Pokémon Mystery Dungeon, cioè del più recente, però di quello più famoso, volendo. E però questo si gioca anche in coop, quindi già per noi è un'attrattiva molto, però 20 euro è un po' tanto, magari 10-15 più, sì, più adatto. Abbiamo poi la collection di Yooka-Laylee, che sono due giochi, 1 e 2, non abbiamo giocato nessuno, però comunque è un platform carino, 13,49€ è un prezzo giusto. Sembrano molto simpatici poi. Abbiamo questo Nino con i due che va sempre in offerta, adesso a 17,99€, e la Pocket Edition di Final Fantasy 15 a 15€, che come detto è un'edizione Pocket con i personaggi fatti in stile Pocket, che riprende il gioco completo di Final Fantasy 15 con solo gli avvenimenti più importanti. Ah, è carino. Sì, sì, la stessa cosa che faranno adesso con Ever Crisis di Final Fantasy 7. Beh, però quello è proprio un remake, proprio con... Che sì, quello riprende l'originale PlayStation 1, invece questo qua riprende... Cioè non riprende il remake del 7, questo riprende ovviamente l'unico Final Fantasy 15 uscito. Qui c'è il DLC di Ardyn a 2,49€, come detto un ottimo prezzo, anche noi l'abbiamo comprato a questo stesso prezzo. Poi mai giocato, però comunque l'abbiamo comprato intanto. Poi invece per gli altri DLC conviene prendere il pack che li include tutti e tre. Sì, a meno che non avete fatto tipo l'errore di comprarne solo uno o due quando erano in offerta, quando uscivano, e adesso vi manca tipo solo quello di prompt e di ok, compro questo. E basta, sono finite qui quindi le offerte. Come detto, vi abbiamo già segnalato quelle a parte. Ricordiamo che PlayStation Essential è uscito prima e quindi finisce il 18 marzo, tra una settimana, oggi è 11. E prequel e sequel invece scadono il 25 marzo, data che poi segna anche la comparsa sempre delle nuove offerte più importanti. Noi penso che questa volta non acquisteremo niente però. Penso di no, perché non c'è stato proprio nulla che mi hanno detto. Ma a parte un po' quell'Assassin's Creed Rogue, però è un classico gioco che compriamo e poi giochiamo tra 10 mesi, quindi no. Penso non compreremo nulla rispetto alla sezione indie dell'altra volta, che era bella piena e abbiamo speso 35€, qua penso nulla. Fateci sapere però voi cosa acquisterete e come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e ovviamente iscrivervi. Alla prossima! We'll be right back.